Project 5 luglio, oggi è una giornata storica qua ad Atene perché è arrivato il risultato ufficiale che Loki ha vinto. Loki ha vinto e lo dimostrano tutte queste persone che sono partite in corteo spontaneo da Exarchia e da altri quartieri popolari per convergere qua a Piazza Sintagma, la piazza che ha rappresentato le mobilitazioni sociali negli ultimi anni e che soprattutto si è radunata venerdì durante il discorso ufficiale di Tsipras per poter promuovere il no. È da ricordare che questo no non è affatto un euroscetticismo, non è affatto una volontà di voler rompere con l'Unione Europea, è la volontà di voler costruire su altre basi che siano democratiche, che parlino di diritti sociali, di redistribuzione della ricchezza e un'Europa più giusta. Ed è all'interno di questa moltitudine, di questo entusiasmo e di questa emozione che noi come redazione di Global Project ci siamo collocati e che vogliamo dire che da oggi in poi, in questa giornata storica, si aprirà una nuova fase per l'Europa. Si aprirà perché quando noi ritorneremo ognuno nei propri territori potremo dire che c'è bisogno di poter decidere, c'è bisogno che la cittadinanza europea possa finalmente costruire un'Europa su nuove basi, possa finalmente dire a livello transnazionale quello che vuole e quello che non vuole. Schäuble, Merkel, Juncker, Dijsselbloem, tutta la casta, la elite europea oggi è stata delegittimata a partire da un paese del sud Europa. Facciamo in modo che lo possa essere anche a partire da tutti gli altri paesi del sud Europa, del centro Europa e del nord Europa per costruire una nuova comunità internazionale. Vi lasciamo qua in questa giornata storica facendo un augurio che ci sia un Oki a livello europeo, che ci sia un no gridato a gran voce a partire dai movimenti transnazionali.